che siamo stati molto insieme ieri ad Ankara, abbiamo discusso, abbiamo lavorato, abbiamo cenato insieme. Oggi qui vi diamo semplicemente il benvenuto. E scherzando con lui dicevo che il modo migliore per dare il benvenuto da bravo politico è parlare poco e lasciare che parliate molto voi. Io però non posso non ringraziare il governo turco. Voglio salutare e ringraziare il mio amico sindaco di Istanbul, che è stato il mio capo, perché quando facevo il sindaco di Firenze lui è stato eletto capo di tutti i sindaci del mondo, dopo Bertrand Delanoé, è stato il secondo presidente. Anzi, facciamogli un applauso al sindaco che ci ospita, grazie di cuore. E voglio semplicemente dire una cosa agli imprenditori italiani che sono qui, alle aziende italiane che sono qui. Adesso andremo, mentre voi lavorate, saremo a vedere uno di voi che sta costruendo il terzo ponte, quindi una bella realtà, una grande innovazione che stiamo facendo in Istanbul assieme alle autorità locali. Voglio dire che qui ci sono 1200 persone, 1200 storie, 1200 realtà che fanno 20 miliardi di dollari di interscambio. Bene, è il segno che vogliamo fare della globalizzazione un'opportunità. E voglio dire alle imprese turche che vengono a investire in Italia, dal distretto della ceramica a Sassuolo, fino agli alberghi a Venezia, ai cioccolatini a Torino, ma anche a grandi investimenti con Fiat o Unicredit e con tante altre possibilità di intervento, che l'Italia è aperta, spalancata alle collaborazioni internazionali.